piccolo agricoltore ma grande nei suoi valori che è Nicolas Subiot, che viene dalla Francia, ha fatto un lavoro di anni nella ricerca dei grani, nella ricerca delle farine e nella ricerca del pane. Il suo è il lavoro, secondo me, quello che ci può essere di esempio per il futuro, di agricoltori che curano tutto il processo della trasformazione dei cibi e poter dare un vero cibo vivente. Secondo me la base dell'agricoltura nostra è lavorare col vivente. Nicolas ha anche fondato la scuola del vivente in Francia, mi ha raccontato come la stanno organizzando, molto interessante l'incontro che ha fatto degli agricoltori col mondo scientifico, e oggi vi parlerà di questa esperienza della ricerca, dell'evoluzione, della ricerca da loro in Francia e come viene un po' concepita da lui e dai contadini che lavorano con la col circolo, come la rete rurale in Francia del Réseau des Semences Paysannes. Il francese non è tanto il mio forte. Ecco, do la parola a lui e poi dunque vediamo quanto tempo. Bonjour, je suis très heureux de participer de nouveau à cette édition de Pastama. Sì, è contento di partecipare di nuovo a questo evento. E je vais faire un clin d'œil à une rencontre récente avec des femmes d'Afrique du Nord qui sont venues chez moi. Vorrei ricordare un incontro che c'è stato poco fa con le donne dell'Africa del Nord a casa sua. E qui s'inscrivent dans une longue tradition soufi. E che tentano di riprodurre e portare avanti una tradizione antica. La plus grande bénédiction qui est donnée par les anciens aux jeunes. E per lui è la più grande benedizione che gli anziani potessero legare ai giovani. C'est la transmission de la mémoire et de la sagesse. E consiste nella trasmissione della memoria e della saggezza nell'applicare questo. Elles disent, je te transmets la pasta madre. E dice, ti trasmetto la pasta madre. Al-Khamira, in arabo. E questo in arabo, non lo so l'arabo, perciò. Et je vais en profiter pour dire les seuls mots que je sais dire encore en italien, pour le moment. Ecco, lui vorrebbe dire le uniche parole che sa in italiano. Mais qui la base de tout ce que je vais essayer de vous dire maintenant, c'est la pasta madre è nella terra. C'est donc tout le fruit qu'on va récolter va être à l'image de ce qui se passe dans cette vie invisible du sol qu'on regarde très très rarement. Ecco, quindi il frutto di tutto questo lavoro è un po' questo lavoro invisibile che si raccoglie, diciamo così, a partire da questo lavoro. Le temps est court, donc je vais essayer de vous donner des impressions globales et puis après on regardera des photos très concrètes. Ecco, avendo poco tempo cercherà di riassumere il più possibile i concetti in base alle foto che proietterà. Mais je ressens profondément que la sagesse véritable s'exprime au sein du vivant. È convinto che la saggezza, diciamo così, si esprime tramite le cose vive. C'est-à-dire que c'est la nature qui sait ce qui se fait de plus beau et de plus sain. E quindi è perché tutto questo risulta dal fatto che la natura che seleziona quello che deve essere, come dire, mantenuto e così via. Je connais, j'étais à l'écoute du programme de recherche Virgo qui a été présenté par le professeur Donatelli. Sì, ha seguito con attenzione il progetto Virgo che è stato presentato prima. Et je connais de mieux en mieux aussi Stefano Benedettelli qui mène des travaux sur la santé, l'insuffisance sur la santé. E conosce Stefano che porta avanti dei lavori sulla salute. Et vous savez sûrement que les meilleurs fruits pour la santé de l'homme, les meilleurs grains, les meilleures plantes, sont très souvent celles qui sont issues du monde sauvage. Et comme lo sapete, la migliore cosa per l'uomo rimane quello di natura selvatica. C'est pratiquement toujours les plantes et les graines qui vont comporter le plus de principes de santé, de tanins, de flavonoïdes, d'antioxydants. Et tout questo ha un apporto che si vede nella salute tramite appunto il grano e tutto quello che
souvent des protéines de grande qualité également. Et quindi protéines di altissima qualità. Et la question qui se pose à nous, c'est tout ce cheminement de la domestication des plantes pour une agriculture. Quelles sont les conséquences de cette orientation qu'on a prise sur la qualité des sols et des plantes? Quindi la domanda cruciale è questa: qual è l'impatto, diciamo così, di questa domesticazione che l'uomo ha fatto di quello che offre la natura? Je pense que notre civilisation moderne est à l'image du mythe de Faust. La civilisazione moderna, secondo lui, è l'immagine del mito di Faust. C'est-à-dire que le vivant est tellement complexe et par nature systémique qu'on ne peut pas en comprendre tout. C'est juste impossible. Et perché la cosa viva, la natura, è così complessa che non si può capire a colpo d'occhio. C'est merveilleux, c'est passionnant, mais ça donne le vertige. È appassionante e complesso, ma dà anche allo stesso tempo, diciamo, il vertigine, cioè veloce. Et je pense qu'à l'image de Faust dans le mythe, l'être humain se réfugie dans une volonté de maîtrise, une volonté de pouvoir. Et quindi, à l'image de cette philosophie de Faust, l'homme se nasconde dietro au contrôle, cerca appunto di contrôler tout et qui a un sens de pouvoir. Et que plutôt que de se laisser instruire par cette sagesse à l'œuvre au sein du vivant, on cherche à manipuler, à dominer. E invece che imparare da questa saggezza che gli offre la natura, cerca di appropriarsene, manipolare per poter dominare. E quando je parle de sagesse, au niveau étymologique, dans un dictionnaire, qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est l'intelligence mise en acte. Quindi, definendo il termine saggezza, etimologicamente, è un'intelligenza messa in moto. C'est très audacieux ce que je dis, parce que je dis, comme certains scientifiques osent le dire aujourd'hui, qu'il y a quand même comme une trame, comme un fil directeur au sein de la création. Et è consapevole che è molto audace quello che descrive in questa definizione, però il filo conduttore rimane la dernière. Ah ben je perçois la phrase d'avant. Et que donc la merveille qui est le vivant, la merveille que sont nos organismes, ne peuvent pas être le fruit du hasard tel qu'on le définit en Occident. Quindi tutto quello che vediamo di naturale non può essere frutto di un... cioè non è una cosa casuale. E d'ailleurs la notion du hasard è strettamente occidentale. E il caso è una filosofia molto occidentale, cioè le cose nate casualmente. E d'ailleurs quand on questionne des scientifiques, c'est une telle succession du hasard que statistiquement on ne peut plus appeler ça du hasard. E quindi anche definendo scientificamente è una successione di cose casuali che alla fine non risulta più appunto casuale. Donc je suis en recherche dans l'observation du vivant de comprendre un certain nombre de principes qui sont évidents et qu'on a sous les yeux dans la nature. E quindi si impegna ad osservare la natura, capire tutto quello che abbiamo sotto gli occhi senza accorgertene per poter entrare, diciamo così, in profondità. C'est ce que je cherche à cultiver et à vérifier dans ma pratique de plongée, dans ma pratique d'agriculteur et dans ma pratique de sélection, entre guillemets, des plantes que je vais vous présenter maintenant. Et quindi, questo è un po' il riassunto del suo lavoro da contadino che vi presenterà ora. Et le premier mystère absolument incroyable est celui de la germination. Quindi, il primo mistero è quello della germination. Merci. Là, il se passe, au moment de la germination, quelque chose d'invraisemblable dans la pensée résonante. Et quindi, è un momento in cui succede qualcosa di assolutamente, come dire, traducibile dalla mente umana. Il y a une véritable transmutation alchimique, il y a de la création de matière, de la transformation de matière qui défie nos connaissances scientifiques actuelles. E quindi è un momento in cui come dire, succede qualcosa che la scienza stessa non può spiegare. Il principio della germination è en même temps un enseignement philosophique et spirituel absolument extraordinaire. Quindi questo momento rappresenta ugualmente un momento di
trasformazione anche filosofica e scientifica assolutamente straordinaria. La dernière fois, je voulais présenter brièvement sous l'aspect de la panification. Et aujourd'hui, je vais plus vous en parler du point de vue de l'agriculture, de la germination et de la croissance des plantes. Ok, all'ultimo intervento, per chi l'aveva ascoltato, ha parlato di questa magia, diciamo così, della trasformazione quando si creava il bagno. Ma oggi vi parlerà di questo partendo dalla creazione che parte dalla germinazione. Et je ne rejette absolument pas la science moderne, d'ailleurs je vais l'utiliser, mais en la mettant à sa juste place, c'est-à-dire que tout est en système, ce regard réductionniste n'a d'intérêt que recycler dans un système. Quindi precisa che non rigetta completamente la scienza moderna, ma meglio che ogni cosa sia al suo posto. Et donc je fais une ouverture sur ce que j'appelle la microbiologie systémique. E quindi fa un inciso sulla microbiologia sistemica. Puisque si je vous dis la pasta madre è nella terra, c'est une réalité et c'est ce processus que j'essaye de comprendre de la germination qu'on est invité à reproduire quand on fait du pain. Ok, perché quando riprende lo slogan con il quale la pasta madre è nella terra, parte da qui perché è quello che si cerca successivamente di riprodurre facendo magari il pane e trasformando. Donc là j'étais extrêmement discret puisque j'étais voir ce qu'on ne voit pas normalement. Oui, quindi è stato un po' indiscreto perché è andato a vedere dove di solito non si guarda. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la germination du grain? Le grain, je suis obligé de faire très vite, mais contient ce qu'on appelle des éléments de réserve. Quindi partendo dal grano, cioè da questa dalla germinazione esiste un momento in cui in quella fase la pianta stessa contiene quello che definisce come una specie di riserva. C'est-à-dire che la germination va mobiliser, rendre dynamique des éléments qui sont auparavant bloqués. E quindi il processo consiste nel mettere in moto tutto questo sistema che era chiuso in un chicco. C'est le cas des gluten, qui sont des protéines de réserve. Comme le gluten, qui est une protéine de réserve. Des protéines insolubles, donc problématiques à digérer. Quindi che non si possono digerire facilmente, quindi resistono. Il y a différentes natures de gluten entre les blés modernes et les blés anciens, c'est certain. Esistono di varie nature di glutine. Mais il ne faut pas oublier que la nature du grain va être à l'image de ce qui s'est passé dans la vie du sol. E quindi come verrà sulla pianta sarà il risultato di come è stata, come dire, concepita, dove è cresciuta in passato. Donc le grain contient ses protéines de réserve, mais contient également dans son péricarpe, dans son péricarpe, ses enveloppes extérieures. Si, e quindi tutto questo era chiuso nella parte esterna, nel chicco. Il chicco racchiude tutto questo che è protetto da questa parte esterna. E in questa parte esterna, che è très très riche en plein de nutriments, qui est riche en minéraux, qui est riche en tanins, en flavonoïdes, mais tout ça est fermé, bloqué par l'acide phytique. La dernière, c'est quoi? L'acide phytique. L'acide phytique, ok. Tutto questo, appunto, è racchiuso e la parte protettrice stessa del chicco contiene tutti questi elementi mantenuto da un processo che è l'acido fitico. Scusate, un termine. E ce pericarpe, il est comme la mémoire de toute la génération précédente, l'année précédente. La memoria. La memoria. Sì. C'est une cristallisation, d'ailleurs c'est riche en silice, en tout un tas de choses, c'est cristallisé, ça contient cette mémoire-là. Ok. Quindi tutto questo porta un po' come la memoria, diciamo, storica del chicco. Memoria minerale, ma anche memoria microbiologica, le champignons, le batterie. Perché questo può essere minerale, ma anche microbiologico. E donc il momento della germinazione è un momento où ces mémoires doivent être libérées. E quindi il momento della... Un
momento in cui della germinazione quando germinazione quando tutto questo viene libero. Donc si votre sol n'était pas équilibré au niveau microbiologique, vous allez avoir cette problématique, une flore microbiologique à tendance pathogène autour du grain. E quindi se la terra non è sana, questo provoca una specie di tendenza mortificazione. Et puis va influire, diciamo, sulla crescita della pianta. Et d'un point de vue strictement minéral, vous savez bien que la silice, c'est la capacité de garder la mémoire, ça garde la mémoire de toute l'année précédente, à tous les niveaux. E quindi tecnicamente questo, avendo la capacità di conservare tutta la memoria e tutto quello che è stato descritto dentro, può risultare in qualche modo, diciamo, problematica se la terra non lo permette. E pourquoi je vous parle de coévolution? Parce que l'être humain est invité à vivre à l'extérieur, à l'intérieur, ce qui vit à l'extérieur avec le grain. Nous sommes invités à germer pour être réellement disponibles à l'instant où on vit. E quindi se vi parla di questo è per ricordare che l'essere umano è chiamato a vivere, diciamo così, anche dall'interno, in un suo modo di crescere e svilupparsi, è un po' l'immagine del comportamento della pianta. C'est-à-dire che, au même titre que la graine qui germe, on est invité à laisser se déconstruire nos représentations, nos croyances, pour bien vouloir rentrer dans la réalité de l'instant présent. Cioè significa semplicemente ricordarsi che dal momento in cui siamo cresciuti, siamo chiamati a svilupparsi, diciamo, in armonia con gli altri, bisogna lasciare alle spalle tutto quello che può condizionare questo processo naturale per vivere la cosa in prima persona. Donc c'est un chemin alchimique où on vit à l'intérieur cette germination et la relation au vivant. En l'occurrence, on parle du blé, nous invite et réalise également une transformation absolument incroyable. Et quindi questo significa semplicemente anche considerare che vivendo questo, diciamo, lasciandosi in qualche modo trasportare da questa evoluzione naturale, si riesce a capire il mondo delle piante. Et si la panification, qui est à l'image de la germination, s'inscrit dans ce cadre-là, certains boulangers en biodynamie, vous savez, reforment comme un grain de blé quand on finit de façonner le pain. Ce n'est pas du tout anodin. Et quindi, se fai un paragone con il modo, nella fase della trasformazione del grano che diventa il pane, le persone, diciamo così, il panettiere che rispetta questo processo, segue ugualmente delle tappe che possono essere all'immagine della germinazione. E il pain, che è il frutto di questa démarche-là, in agricoltura e in panificazione, è realmente un aliment che ci permette di andare verso l'avenir. E quindi in quel momento il pane non è più semplice pane, ma proprio un elemento che ci permette di guardare con ottimismo, diciamo così, anche in qualche modo l'evoluzione, il futuro della vita. E a ce momento della germinazione, je me rappelle d'avoir lu dans le cours aux agriculteurs de Steiner une description du chaos absolument incroyable. La graine est l'état le plus complexe de la matière qui va rentrer dans un état de chaos et qui va pouvoir, de cet endroit-là, recevoir une information nouvelle. E quindi ha letto questo manuale di cui ho perso il titolo. L'ouvrage, le cours agriculteur de Rudolf Steiner. De Rudolf Steiner, voilà. E quindi il titolo in italiano non so se è stato tradotto, il corso dell'agricoltore di Steiner, dove nel momento della germinazione c'è questo momento quasi caotico da dove la pianta riuscirà a trovare la propria via. C'est dans cet état de chaos que la graine peut s'inscrire dans son milieu au niveau de la rhizosphère. Ecco, è in quel contesto che la pianta può, come dire, svilupparsi in un ambiente suo, uscendo da. Au niveau horizontal, mais également, comme le décrit Steiner, se reconnecter sur le plan subtil à son archétype, où il y a une ce qui permet une régénération, quelque chose de nouveau. Ok, quindi sia a livello orizzontale, ma anche un'altezza per connettersi con, diciamo, una dimensione più sottile, voilà, sottile, ultrasensibile, ultrasensibile,
E a ce moment-là, la plante peut se régénérer. Ok, così può rigenerarsi. E s'inscrire dans la réalité de l'instant présent. Ecco, e così riproiettarsi in, una, in un contesto, diciamo, attuale, nell'istante. E c'est là qu'on va pouvoir observer ce que scientifiquement on appellerait des mutations génétiques. Ecco, è in quel momento che si può osservare quello che scientificamente viene definita la modifica. Et à ce moment-là, on peut voir même des variétés qui ont été conduites comme des clones complètement fermés, retrouver une respiration de la variabilité, des choses nouvelles arriver. Voilà, et in quel momento si può vedere una varietà che all'apparenza sembrava completamente chiusa, rigenerarsi e presentare forme. Donc là, au moment où la plante germe, le péricarpe va libérer des éléments, des tanins, des flavonoïdes dont on parle au niveau alimentaire. Quindi dal momento in cui la pianta si libera quella il chicco libererà questa, diciamo, questi elementi che des tanins, des flavonoïdes, des antioxydants. Qui sont les agents de relation avec le sol. Ok, libérera toute une série d'éléments qui sont agents de connexion et qui créeront cette harmonie qui permettra à la plante de se développer dans un ambiance. Et c'est ceux-là qui vont attirer les bactéries symbiotiques qui vont environner le grain pour permettre la naissance d'une vie nouvelle. Ecco, in questo processo che, diciamo così, le batterie protettrici sono attirate verso la pianta che le permetterà di svilupparsi in un ambiente diciamo sano per il suo sviluppo. E questo momento è assolutamente cruciale perché ça va conditionner tutto il resto del ciclo della planta. C'est le moment de la conception en réalité, c'est le moment qui va être à la base de toute la suite du cycle. Donc toutes ces informations sont absolument vitales. Ok, quindi può essere considerato come un momento di concepimento perché condizionerà il futuro della pianta stessa. E donc c'est très important de ne pas chercher à bloquer de façon symptomatique les rischi di maladie qu'on envisage. E quindi è molto importante di non cercare sistematicamente di modificare questo ambiente con l'intento di proteggere, tra virgolette, diciamo così, dalle malattie della pianta, perché si adatta praticamente, si prepara a poter evolversi in qualche modo usando le proprie. Concrètement, si come on en a l'habitude, on met du soufre ou du cuivre pour éviter le soufre et le cuivre vont empêcher toute forme de la relation de la plante avec son milieu. Ok, la rame soufre. Zolfo, ok, il zolfo e il rame, diciamo così, vengono contemporaneamente, come dire, ricoperti, esatto, utilizzeranno. E più di relazione. On met du soufre ou du cuivre parce che si usa, questi due elementi sono quelli che solitamente si usano per i campi perché lottano contro, diciamo così, proteggono, cioè li usano per proteggere la pianta, ma in realtà bloccano questo processo che lui stava descrivendo. E perché on met du soufre ou du cuivre? Perché la plante, la graine, è malade, è déséquilibrée au niveau microbiologique, elle était malade, donc on va mettre come un antibiotico pour qu'elle ne soit plus malade, ma on travaille pas sur le problème qui est en fait. Quindi questo è un po' come amministrare un antibiotico alla pianta pensando che la protegga, invece così si distrugge, diciamo, la possibilità di usare le proprie risorse. Donc c'est la vie du sol de l'année précédente qui l'a conditionné la qualité et la santé du grain. Quindi è la vita precedente, diciamo, della qualità, diciamo, la condizione nella quale è cresciuta la pianta e che condizionerà lo sviluppo della pianta stessa da quel momento. Si la vie microbiologique du sol est saine et le grain aussi, les bactéries symbiotiques vont autour et le développement de la plante se fait d'une façon très équilibrée, notamment grâce au ferment lactique. Et
Quindi questa simbiosi tra il suolo che non, magari non va toccato con la pianta che usa le proprie risorse dovrebbe essere lasciata così per permettere a questo ambiente di ritrovare una forma di armonia. Un élément fondamental de la santé du sol, c'est les exsudats racinaires des plantes. Les plantes exsudent des choses par leurs racines, et c'est la biodiversité qu'il y a dans un champ qui fait la qualité de la sol. Ok, quindi la pianta sviluppandosi userà le proprie radici per prendere nell'ambiente dove cresce le risorse necessarie al suo sviluppo, ed è questo equilibrio che permette a una buona generazione. D'ailleurs, les vignerons le savent bien, les meilleurs ne désherbent plus au sol puisque la qualité du grain, les tanins, les flavonoïdes, tout ce qu'il a donné, les arômes, qui sont des principes de santé, dépendent de la richesse et de la diversité qu'il y a au sol. Ecco, et chi fa il vino lo sa bene perché il buon vino viene ottenuto dalla composizione del suolo perché la pianta va proprio a cercare le risorse lì, questo microorganismo. Et dans cette vie du vivant, j'essaye de cultiver le sol à l'image de la façon dont la nature crée les sols. Donc il s'agit de laisser la litière en surface et de rompre avec la pratique du labour profond. Ok, lui, la sua tecnica, diciamo così, è quello che consiste nel rispettare la natura, non andando a scavare troppo a fondo, ma usare questa superficie, perché è molto più ricca. Donc vous le verrez, je travaille avec un outil qui s'appelle l'écodine, il y a eu une présentation la dernière fois, qui permet de travailler juste en surface le sol, et comme d'accélérer ce principe naturel de création des sols en surface. Et donc il utilise un instrument qui ne scava trop à fondo pour proprio rispettare questo equilibrio. D'ailleurs, le professeur Donatelli l'a évoqué tout à l'heure, les fermentations qui vont avoir lieu, le développement de la vie microbienne qui va avoir lieu, est très favorable non seulement à la fertilité, mais à la santé du sol. Quindi, come si è visto anche in precedenza, diciamo così, questa ricchezza del suolo è data anche dalla fermentazione che si fa alla superficie con le rimanenze del vino. Tutte le altre piante che vengono là non sono pas mes ennemis, sono des alliés de l'ombre. E è importante ricordare che tutte le altre piante che crescono su questo terreno non sono nemici, perché è una, diciamo, fanno parte di quel sistema lì e contribuisce ad arricchirlo ulteriormente. Encore? Voilà. Alors maintenant, un autre élément à comprendre, c'est la logique de la sélection et comment les obtenteurs ont travaillé pour rendre dépendants les paysans de leur variété. Quindi, questo aspetto, in questo momento vi vorrebbe parlare della logica della selezione di grani che è all'origine un po' di quello che ha contribuito a impoverire, diciamo, i contadini per renderli dipendenti. Voilà, dépendant notamment de toute la logique industrielle qui va avec les engrais, les phytosanitaires, beaucoup de travail du sol. Dipendenti dalla logica industriale che è all'origine con i prodotti chimici. Dans tous les vieux ouvrages, vous verrez que les semences devaient toujours s'emmener de conditions difficiles vers des bonnes, jamais l'inverse. On devait toujours emmener les semences, prendre les semences dans des conditions difficiles pour les amener dans des bonnes conditions, jamais l'inverse. Ok, et quindi fa notare che questa è l'immagine, per esempio, di una cosa che si è fatta sempre, cioè il grano sano, quello che è destinato a essere ripiantato, va preso nelle condizioni quasi selvatiche. Per riportarlo in un ambiente un po' più protetto. Se on cultive dans des conditions très très aidées et qu'on met dans des conditions difficiles ou normales d'un agriculteur, ça va très mal. Ecco, perché se si fa l'inverso, quasi non si riesce. Cioè la pianta si sviluppa meglio in un ambiente, tra virgolette, più selvatico. Perché quand je dis changement de paradigme, la plupart des agriculteurs vont choisir le blé dans la plus belle partie du champ, la plus riche, le plus beau blé. C'est à mon avis exactement le geste qu'il ne faut pas faire. E quindi quando dice appunto di seguire questo metodo, anche incoraggiare i contadini a non scegliere di coltivare sempre sulle parti più belle, diciamo così, del terreno, ma dove sembra un po' più, diciamo, selvatico e difficile, è meglio lì, ecco.
Je pense au contraire qu'il vaut mieux pour des voies d'avenir en agriculture choisir les semences dans des endroits où on a peu travaillé le sol, où il y a eu beaucoup de plantes autour, où les conditions étaient considérées comme difficiles. Et quindi diciamo i semi migliori sono quelli che provengono dalle zone non molto lavorate, ma che sono stati lasciati diciamo più possibile in uno stato naturale. Le sol était le plus proche de l'état sauvage avec toute cette richesse que j'ai évoquée qui va faire la qualité du grain sur tous les plans. Ecco, dove la diciamo la terra appunto è stata non diciamo troppo lavorata perché tutto quello che ha descritto prima è un po', diciamo così, si riflette nella condizione, diciamo, dello sviluppo della pianta stessa. Quindi, dal mio punto di vista, il lavoro per fare della semenza non è lo stesso che di cercare una produzione avec il faut se nourrir en champ. Sono due cose diverse. Il lavoro di selezionare le semenze non è lo stesso che quello di cercare avere una produzione quantitativa e même qualitativa. Ma non è lo stesso lavoro. Ok, quindi bisogna distinguere anche che il lavoro di chi seleziona i semi destinati alla ricerca non è la stessa cosa che coltivare un campo puntato ad avere una quantità. Ecco, è una specializzazione, selezionare il buon seme. Ensuite, au niveau de la sélection, entre guillemets, il y a deux chemins différents et complémentaires. Ah, anche in questa fase della selezione del seme c'è da distinguere due modi particolari. Il y a ce qu'on appelle la sélection conservatrice. Et la prima è la selezione conservatrice. Donc là, par exemple, on a semé à la main 350 variétés de blé différentes, avec le nom, le lieu d'où elles viennent, etc. Per esempio, in questo esempio sulla foto sono stati seminati 350 varietà di blé, di grani diversi con provenienza e condizioni completamente diverse tra di loro. Donc ça c'est très intéressant au niveau culturel, conserver du patrimoine génétique. Ed è questo importante anche perché permette di conservare il patrimonio genetico della pianta stessa. Ma già là, il ne faut pas le conserver comme si c'était des clones. Il y a de la variabilité. E quindi anche in questo contesto bisogna ricordarsi che non sono, come dire, c'è una variabilità, nel senso che si adatterà sicuramente al suolo dove è stato piantato. E poi ça va réveiller mon premier travail quand je le sors des banques de gènes, c'est de lui permettre de retrouver sa diversité interne. Quindi il suo diciamo primo obiettivo quando li fa uscire da questa prima fase è quello di permettere alla pianta stessa di ritrovare la sua diversità interna. Puisque dans les banques de gènes, ils gardent les blés comme si c'était des clones, mais ça n'existe pas dans le vivant. Dans le vivant, il y a de la variabilité, il y a de la maniabilité. Donc il faut d'abord leur permettre de retrouver leur expression. Quindi non ricerca di avere lo stesso grano uguale, identico, perché ogni cambio si adatta, diciamo così, al contesto. Voilà, donc ça c'est ma vision. Là, et non esiste uno uguale all'altro. Exact. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler la sélection conservatrice, en permettant à la plante de s'adapter à l'instant présent et se régénérer. E quindi anche se viene chiamata selezione conservatrice, comunque qua viene lasciato lo spazio e la possibilità alla pianta di adattarsi a ogni cambio e a ogni ambiente. Et après, ce qui est absolument passionnant, c'est ce qu'on appelle la gestion dynamique des populations de blé. E un aspetto importante successivo è quello che può essere chiamato la gestione dinamica, diciamo, del grano. Donc là, c'est le côté gestion dynamique. Alors là, on connaît les variétés, leur moment de maturité, et on va composer des bouquets, des mélanges, qui nous semblent intéressants du point de vue agronomique, et pourquoi pas du point de vue de la farine et du pain. Ok, in questa fase vengono creati, diciamo così, questi ettari con delle composizioni miste, che contribuirà a dare un'armonia tra le piante stesse, ma tendere verso l'ottenimento, diciamo, di qualcosa di originale. Et d'année en année, on a un patrimoine génétique absolument extraordinaire, il va y avoir un brassage incroyable et une adaptation et du renouvellement de la biodiversité adaptée au terroir et aux pratiques.
E quindi con il passare degli anni avremo così una possibilità di avere tutta una diversità proprio, diciamo così, particolare, che sarà capace di adattarsi al nuovo ambiente e composta con nuovi elementi trovati sul terreno. Donc là on a la meilleure sélection agronomique possible, le vivant est bien plus compétent que nous pour savoir ce qui est le plus adapté au niveau agronomique, rendement et santé des plantes, puisque celles qui vont le plus produire sont celles qu'on va le plus récolter. E quindi in questo senso si può dire che in agronomia abbiamo la migliore selezione che possa esistere, perché la natura stessa ha fatto il proprio lavoro selezionando diciamo queste piante, permettendosi di svilupparsi secondo un criterio proprio alle piante. Le mie pratiche agronomiche vont conditionner ce que je vais sélectionner. E quindi la pratica, diciamo, dell'agronomia condizionerà quello che lui ha selezionato. Donc logiquement, ce chemin-là, il faudrait continuer de le faire dans conditions difficiles, pour la santé, sans travail du sol. Voilà, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux là. E quindi è per quello che lui dice di farlo nelle condizioni sempre, tra virgolette, difficili, perché sono più naturali. Ecco. Et au bout de quelques années, il va falloir quand même voir ce que ça donne pour faire de la farine et du pain. Donc au bout de quelques années, on va pratiquer effectivement une sélection, essayer en panification, en farine, et choisir et composer des mélanges dont on connaît un peu plus la qualité pour faire du pain. Et quindi tutta questa fase possiamo considerarla come una specie di fase di ricerca, perché gli anni successivi solo si andrà a selezionare il grano lì per vedere cosa rende quando si trasforma in farina per i pani, per esempio. Et le tout dans mon cas avec des plantes compagnes, puisque en sélection moderne on cherche les plantes qui ont l'indice de concurrence le plus élevé, c'est-à-dire la faculté d'éliminer toute autre forme de vie. On cherche en conventionnel l'indice de concurrence des plantes, à éliminer les autres plantes. Et on veut un champ où il n'y a que du blé. Oui, ça c'est pas ce que... Non, c'est pas ce que... Ok, quindi diversamente dai propri lavori, diciamo così, tendenzialmente si cerca a isolare le piante tra di loro, a far sì che su un terreno c'è solo tipo un tipo di grano, ma invece lui fa tutto il contrario. Voilà, moi je cherche un indice de sociabilité des plantes, la capacité qu'elles ont de vivre entre elles. Ecco, ricercando una specie di indice di sociabilità, diciamo, delle piante che permette a questi di vivere tra di loro in armonia. Donc une plante vient de chez nous, la caméine, qui traditionnellement était dans le blé et qui fait une huile de très très grande qualité alimentaire. Vas-y, tu peux passer. La caméline sativa. Ok, c'est ça. Voilà, et là, sous couvert de la caméline, je sélectionne du blé cultivé dans un cycle très long, le cycle qui est celui du cycle naturel des graminées. Regardez le talage des plantes, c'est très impressionnant, la vigueur quand le grain tombe au moment le plus propice dans le sol. Ok, questa camelina, che è una varietà che lui ha selezionato, dal quale produce questo lavoro che vedete, e potete vedere dall'aspetto che è molto, come dire, bello visivamente, ma anche forte quando si sviluppa. Si on sème du blé dans le cycle naturel du blé, c'est-à-dire au moment où le grain est mûr, vous verrez des choses absolument extraordinaires. Une vigueur de talage, une qualité de grain et une santé des plantes hors du commun, surtout environnées par d'autres. E quindi seminando, diciamo così, il grano nella... Le cycle naturel. Ecco, rispettando, diciamo così, il suo processo di sviluppo naturale, si può notare come ha un bel aspetto, ma anche molto forte e resistente. Quand le grain est mûr, il tombe, quand il pleut, il germe. Quand le grain est mûr, il tombe, quand il pleut, il germe. Ok, quindi questo anche può essere visto in questo modo, cioè quando cade con la pioggia rigenera, quindi non c'è bisogno di influire su questo processo dall'esterno. Ça c'est le meilleur moyen de régénérer des blés malades, la carie, du blé, tout ça, vous la verrez même plus. E quindi rispettando questo semplice fatto eliminerete un sacco di magari malattie, chiamiamole così, di cui la pianta solitamente è sorta. Voilà, on va faire défiler un petit peu, vous allez voir deux années de travail de sélection à suivre et on va plus regarder. E quindi in queste foto che adesso, questa sequenza che arriverà, è il sunto, diciamo, due anni di lavoro seguendo questo processo. La cameline avec le blé,
cameline avec le blé. La camélina, avec le blé. Camélina. Nigella sativa. Non, pas Nigella. Camélina sativa. C'est une huile très très riche. Et pour cosa? Così la città assomiglia. Assomiglia a una cosa, Sì, sì. È sempre la segna da parte loro. Sì, ma sempre esatto, simile alla cosa. Ok. Le printemps, la montaison. Alors là, avec des blés anciens sélectionnés comme ça, il peut y avoir 50 espèces de plantes au sol, ça n'empêche pas que tout se passe très bien. Ecco, per esempio qui, con questo processo che vi ha descritto, si può avere un campo così, anche con un sacco di piante sotto, non impedisce al grano di crescere fino ad avere questa altezza. Et dire que les blés étant grands, ils versent, c'est une erreur, c'est une vision rétrécie, ça n'est pas vrai. On dit que les blés qui sont hauts versent forcément, c'est pas vrai. Cioè, quindi non è vero che il grano che è così alto si piega. Allez. Certains, une petite partie, ont véritablement une tendance à l'inverse, je dirais 10%. Sì, c'è 10% che lo fa, ma il resto no. Les autres versent, on a des pratiques agronomiques qui ne leur sont pas adaptées. È solo dovuto al fatto che le pratiche non sono adatte a queste piante. Un esempio semplice, là, les endroits où le semis est croisé dans les champs, trop dense, c'est là que ça verse. Ecco, e con questa altezza dove si vede l'allettamento, è perché la pianta è molto densa, in quel momento concentrato, il peso piega. Diciamo così, quello che si può vedere. Donc là, il y a au moins 25 espèces au sol. Il y a de la févrole, autre comme ça. Il y a toutes les hauteurs de grains de blé et tout en haut, il y a du seigle. Ok, in questo frammento così si può contare fino anche 25 specie diverse vegetali, ma anche con delle altezze diverse, appunto, non uno non impedisce all'altro di svilupparsi. Ça c'est une culture où j'ai récolté 30 quintaux, 3 tonnes hectares, sì, sans labour, dans une petite terre. Sans quoi, pardon? 30 quintaux, 3 tonnes, oui, oui, pour 1 hectare, oui, sans labour, et sans rien faire entre le semis et la récolte. Quindi praticamente ha potuto raccogliere 30 tonnellate su un ettaro solo, senza tutta una lavorazione meccanica. E sono travagliati entre le semi e la cultura. E quindi senza tornare spesso, cioè 30 quintali. Sì. E senza tornare a lavorare più spesso la terra, come solitamente si fa. Cioè la pianta poi raccoglie questa quantità senza ulteriori lavori. En Bretagne, c'est des terres à faible potentiel. Et considérant que la Bretagne, la sua région, est pauvre, diciamo, una terra povera. C'est pas comme ça tous les ans, mais ça peut arriver. Ok, vas-y. Donc ça c'est de la sélection conservatrice. Là, il y a trois variétés de blé de printemps où j'observe leur cycle. Et après ça, je vais pouvoir composer des mélanges. Ok, questo campo presenta una selezione che lui definisce conservatrice con tre varietà di grano che conserva. Je compare. Oui. Pour pouvoir après les utiliser en gestion climatique. Ok, che osserve, no, nella loro crescita per poter dopo creare dei campi composti, capire chi è compatibile. Celui-ci, il a 3 semaines de décalage avec les ondes et donc pour la récolte. Donc je ne peux pas le mettre en mélange. Ok, quello-là a 3 semaines et meno rispetto agli altri. Et. Per il. Et quindi non les mischia. Les deux autres sont très adaptés et très complémentaires. Invece, les autres sont plus complémentaires et plus adaptés. Celui qui est rouge, le petit rouge du Morvan, il est haut comme ça. C'est un blé traditionnel de France. Ok, quello in rosso in fondo è un grano tradizionale francese. E derrière, un clin d'œil a Bertolt Haydn.
Pardon? Un clin d'œil à Bertolt Haydn, oui, qui est venu ici, qui sélectionne en biodynamique. Donc ce blé-là, c'est un blé sélectionné par des amis de Bertolt Haydn à la ferme. Ok, le signor Alberto Haydn. Bertolt Haydn. Bertolt Haydn. Quell'altro grano che ha fatto vedere è selezionato dai suoi amici, quindi era una Donc le blé de Bertolt, il est haut comme ça, le petit rouge de l'endroit, il est comme ça. Et je fais maintenant un mélange. Ok, on y va. Le moment de la sélection, les variétés, on sélectionne. Ok, on va sélectionner le bois, les variétés. Oui. On marche. Orge. Alors ça, c'est justement des endroits où dans les champs, il se passe des choses miraculeuses. Il y a un endroit, des épis qui sont absolument magnifiques, alors qu'il n'y a rien, qu'il n'y a aucune raison valable que ce soit différent. Ok, questa foto, cioè, questa foto ritrae uno scatto che rappresenta un po' qualcosa che è l'ordine del miracolo, perché in questi campi, senza capire il motivo, ci sono dei grani che hanno un aspetto assolutamente fantastico, senza aver avuto un supporto, diciamo così, con altre sostanze, e poi lui qui chiama appunto. Et là, pourquoi c'est pas important? Ce qui est important, c'est ce résultat de bien vouloir le regarder et de le rendre vivant et dynamique. Et quindi la cosa importante qua è l'osservazione, perché osservando si capisce magari il perché per poter successivamente rendere dinamico questo aspetto, diciamo, del suo lavoro. Donc ça, c'est des blés cultivés dans des conditions très difficiles dont vous avez vu les images au début. Voilà, ça fait ces blés-là que Franco et d'autres ont pu voir dans les champs. Quindi questa parte presenta un grano coltivato nelle condizioni particolarmente difficili. Et c'est les collections que vous avez vues et la gestion dynamique là que j'ai ressemé à l'automne et que vous allez voir maintenant. E quindi praticamente questa la selezione di questo insieme a quello passato che crea il misto di quello che successivamente andremo a vedere. Ça, c'est un petit épeautre qui repousse spontanément. Et donc la nature a fait un travail par hasard qui est meilleur encore que le mien. Questo piccolo fango che cresce spontaneamente. En Europe de l'Est. In Europa dell'Est. Et donc la nature a fait ce travail, il s'est ressemé tout seul depuis des générations et il est magnifique. Ecco, e quindi la generazione va avanti praticamente da sua. Voilà, c'est le moment de la sélection, d'observer. La terre, là on va ressemer. Donc ça c'est pour vous donner une idée de la texture du sol avec laquelle je travaille. Ecco, questa immagine vi rende l'idea di su quel tipo di terra lui lavora. La consistenza del tipo di terra sulla quale lavora. Et là maintenant vous allez voir le semis avec mon fameux outil Ecodyne qui me permet de semer trois types de graines en même temps. Quindi adesso vi farò vedere questo strumento che usa, che gli permette di seminare fino a tre tipi di varietà contemporaneamente. Il y a du blé, du lupin, de la féverole. Ok, c'è il... C'è il favino, lupino, favino. Quindi ho il favino o il lupino, queste sono le varietà di cui parliamo. De la cameline. Cameline. La cameline. E aussi des légumineuses naines. E delle leguminose in generale. Ok, vi arrivo. Scusa. L'Ecodyne, donc un outil mis au point par des biodynamistes pour travailler le sol sans labour et pouvoir semer toutes ces choses en même temps. Ok, questo che usa si chiama Ecodyne. Voilà. Ok. Alors comme on n'a pas les moyens des scientifiques, nous on fait avec des bouts de ficelle et à la main. Ok, questa fa anche delle parti alla mano con le corde come si faceva una volta. Ok. Alors ça, c'est les collections. Donc ce que j'ai sélectionné l'an dernier, vous venez de voir, au milieu de tout ça, j'ai été choisir et on remultiplie maintenant les sélections. Ok, in questa fase praticamente sta ripiantando quello che è stato selezionato dai vari campi che abbiamo visto precedentemente, dove è andato a prendere, a
comporre praticamente con tutte le varietà che abbiamo visto e qua si sta ripiantando. Vous voyez le sol encore avec les résidus de la culture d'avant, c'est très important qu'il y ait cette vie en surface. Ok, quindi quello che ha fatto vedere è la terra che è rimasta con la vecchia coltivazione, cioè non è aggredita in qualche modo. Ed è importante avere di fianco al campo che si semina questo, diciamo così, questo tipo di condizioni. Alors, la sélection passe aussi par le triage des graines, donc vous allez voir quelques machines, mais ne cherchez pas non plus à garder que les gros grains, ça c'est très problématique. Ok, une autre phase importante est la sélection des semis, et quand on se parle de prendre quello plus grand, est important de connaître que la qualité non est une question de volume, de qualité. Des fois, il y a des très bons blés dont le grain est tout petit. Et si vous faites des mélanges, vous allez l'éliminer. Et quindi a volte il migliore ha un chicco molto piccolo e se si usa il metodo no, quell'altro metodo si rischia di perderlo. Et même dans une variété à gros grains, c'est très intelligent à mon avis de prendre des petits justement pour faire le travail de sélection parce que c'est plus difficile. Anche qui un'altra sfida è quello di anche quando il grano è naturalmente grande, di ricercare sempre quello più piccolo perché rende il lavoro più complesso. Come per le sol in condizioni difficili, è obbligato di mobilizzare le risorse. E quindi questo obbliga in qualche modo la terra a mobilitare le proprie risorse per far crescere questo. E c'è là qu'on voit des regenerazioni, des nouvelles choses qui arrivent. Ed è in questo contesto che si possono vedere nuove cose. Voilà, et ça, c'est il y a 15 jours. Voilà où on en est cette année du travail de multiplication et de sélection. Quindi 15 giorni fa, è questo il risultato, diciamo così, del lavoro di seminazione. Donc la sélection en petite quantité à la main et derrière la gestion dynamique. Ok, quindi qui davanti sul primo piano c'è la parte per selezionare, invece la gestione di quello che ha definito dinamica è quello dietro in quantità più importante. La prima parte in termini moderni, on dirait che c'est plus de la sélection conservatrice, c'est de la sélection amélioratrice. E quindi la prima parte si direbbe in linguaggio moderno che è la selezione conservatrice. Ok, ma nel suo caso è meglio definirla miglioratrice. Voilà. E après l'étape d'après, sur plus grande surface, c'est la gestion dynamique. E quindi dietro c'è la gestione dinamica. On y est, on arrive à la fin. Les outils de triage. Et la sélection, évidemment, c'est quand même pour se nourrir. Donc après, c'est au moulin, au fournil, et on fait le pain et on voit si c'est intéressant. Quindi questa è la tappa praticamente ultima perché qui si passa, diciamo così, alla trasformazione del grano per ottenere del pane. E fare anche delle prove. Ecco, questa fase è una fase di ricerca dove si ricerca di capire quale grano più adatto, diciamo, per il pane, per esempio, o la trasformazione semplice. Perché se on a fait tout ça, che c'est bon ni au goût ni pour la santé, on a travaillé pour rien. Se on a fait tout ça, che c'est pas bon à manger, ni bon pour la santé. Sì, perché se tutto questo lavoro che è stato fatto non è per, diciamo così, il gusto o la salute, no? È un lavoro praticamente inutile. Et c'est ce qui a complètement oublié la sélection moderne. Ed è quello che, diciamo, si è dimenticato di prendere in considerazione la sélezione moderna. En cherchant simplement plus de gluten tecnologico. En cherchant simplement plus de gluten tecnologico. De gluten pour l'industrie. Oui. Puntando più su, diciamo, un aspetto più industriale, che quello, diciamo. Sans jamais considérer, jamais, ni le goût, ni la santé. Dimenticandosi completamente del gusto e anche di ripercussioni sulla salute. C'è già la vita. Voilà, la panificazione.
Voilà, et on va finir. Ouais, le pain. Voilà, et ça c'est un clin d'œil, parce que c'est tout un chemin. Et j'ai eu la chance d'aller à Casa Orsini il n'y a pas longtemps, et de découvrir ces magnifiques tableaux de Rudolf Steiner, dont celui-ci qui me parle beaucoup, et que je vous propose à la fin de ce diaporama. Quindi ha avuto la, diciamo, la fortuna di visitare il Cascina Orsini e è rimasto affascinato da questo quadro di Steiner. Je crois qu'il nous montre là quelque part avec ce petit chevalier le chemin qu'à l'époque il nous invitait chacun d'entre nous à faire entre ciel et terre. E quindi con il piccolo cavaliere in mezzo è un po' un invito che già all'epoca faceva diciamo così a uno di noi per capire che siamo tra cielo e terra. Et suivre un chemin où tous les repères habituels et la science moderne deviennent vraiment caduques. E dove praticamente tutti i riferimenti attuali scientifiche sono inesistenti. Et qui nous incite à mobiliser toute notre intelligence et toute notre sensibilité au service de la vie. E questo con la conseguenza di spingerci verso una direzione dove si ricerca, si va, come dire, a ricercare nel profondo del della nostra anima, la sensibilità per un'armonia insieme agli altri. Je vous remercie infiniment de votre attention et on a peut-être un petit temps pour les questions. Ok. Grazie per l'attenzione. Ah oui, j'oubliais, la sélection, ça finit aussi. Si c'est pas transmis, ça n'a pas d'intérêt. Donc remets-toi. Voilà, après, c'est la transmission des semences et des savoir-faire. Questa frase, merci Enrico. Penso che si era dimenticato della trasmissione, perché una volta fatto tutto questo bisogna condividere, se no, e trasmettere, altrimenti magari non ha senso.